possiamo incominciare il nostro pomeriggio su un tema che era stato annunciato, immagino, che siete qua, che è quello della roba. Allora, spero che l'audio... No, ma tanto poi dopo scendo giù. E solo adesso che sono in piedi, che non ho il microfono adatto. Non volevo fare questa posizione un po' poco educata. Bene, allora intanto vi ringrazio per essere nuovamente qui. Abbiamo il nostro ultimo appuntamento in sala sulle conferenze botaniche e poi ci trasferiremo ad aperto. Quindi, come sapete, ci sarà poi una visita in giardino d'aprile per tutti quelli che hanno fatto il percorso completo, ma non mancheranno altre occasioni, in quanto con la prossima newsletter, col prossimo invio, riceverete degli appuntamenti primaverili da aprile a giugno, e quindi non vi abbandono. Vi porto ancora con me per la stagione primaverile estiva, per andare in giardino a vedere tutte le piante che abbiamo. Quindi in inverno si studia in aula, in ufficio e al chiuso, e poi in primavera andiamo in giardino e studiamo in campo, come diciamo noi agronomi. Mi occuperò, come sapete, un'oretta del vostro tempo e spero di riuscire a dirvi tutto quello che ho da dire. Di solito inizio con calma e finisco sempre di corsa, come sapete, anche perché il tema di questa sera sarà piuttosto impegnativo, ma come i precedenti, quindi lo tratterò con la stessa, diciamo, attenzione che ho riservato anche alle altre categorie di piante, anche se la pianta della rosa magari potrà sembrare più importante rispetto alle altre, però lo affronteremo con un taglio che spero vi piaccia, e quindi mi siedo per così il microfono si sente meglio e riesco a mandare avanti le immagini, e come al solito se ci sono delle domande o delle osservazioni ben volentieri vi ascolto. Ecco qua, ora dovreste sentirmi meglio. Inizio con, come al solito quando preparo le mie lezioni, le mie conferenze, ho sempre migliaia di libri, di input, e quindi cerco un po' di spunti che mi aiutano poi anche a raccontarvi meglio il tema della rosa, che sicuramente viene considerato il più amato e insomma considerato in tutto il mondo, senza ombra di dubbio. Però effettivamente noi che viviamo in quest'epoca moderna e sì, sappiamo quello che è successo nel passato, ma non per ogni argomento, su ogni tipologia di pianta, in ogni zona del mondo, forse non sappiamo che le piante di rosa sì, hanno avuto un gran successo, ma solo in un certo periodo e solo recentemente hanno avuto un boom così diciamo esplosivo per come lo stiamo vivendo noi oggi. Tanto che appunto intorno al 1800-1820 erano molto più apprezzati i garofanini, le primule auricole, c'erano sui giornali di giardinaggio, sugli interessi degli agricoltori e dei giardinieri. Sì, le rose c'erano, ma al pari, se non in secondo piano, rispetto ad altre piante che oggi magari sono meno così apprezzabili, i garofanini, i carini, ma insomma la rosa è la rosa. Non sempre è stato così. E addirittura un altro aspetto che affronteremo nella nostra chiacchierata è che è solo, no, beh, solo no, però bisogna dire che l'impulso della Cina e in particolare dei giardinieri cinesi a noi sconosciuti evidentemente ha portato negli ultimi due secoli a un interesse crescente per le rose, e quindi bisogna ricordare, e cercherò di farlo questa sera, l'importante lavoro che è stato fatto sulle rose dall'altra parte del mondo, assolutamente a noi sconosciuto fino a che non è arrivato da noi.
Dunque, è molto difficile classificare le rose. Se avessi appunto qua sulla scrivania l'enciclopedia delle rose, sarebbero quattro volumi che mi coprirebbero, non mi vedreste neanche, tanto come dire, è lunga la lista delle rose, la quantità di rose che oggi vengono coltivate. E dunque ci si sbizzarrisce anche sui modi di classificarle, da quelli più ufficiali, quelli più scientifici, quelli più accademici, quelli più da appassionati. Si parte dal definire le rose arbustive, rampicanti, tappezzanti, quello insomma una bella classificazione da giardiniere, da consumatore di rose, a quelle per ascendenza, e cioè tutte le categorie di rose dalla più antica alla più moderna, quindi galliche, damascene, cinese e quant'altro, a una più arbitraria, ma che è utile per cominciare a trattare il tema della rosa, che è quella di suddividere in tre gruppi, che noi definiamo appunto botaniche, antiche e moderne, che certamente, come dire, non sono così definiti, si sovrappongono, a volte ci sono necessariamente delle difficoltà nel raggrupparle in questi tre gruppi solamente, però è quello con cui ho deciso di cominciare, perché secondo me mi aiuta a comprendere un pochino meglio le rose. Cioè, l'obiettivo di questa mia chiacchierata è anche quella, oltre a farvi conoscere tanti altri aspetti delle rose, anche quello di aiutarvi con le rose che avete già a capirne un pochino di più, perché tanti di voi immagino abbiano delle rose in giardino sul balcone. Allora, il primo gruppo è quello delle rose botaniche, che sono le rose selvatiche, quindi quello che crescono spontanee e che adesso andremo a vedere. Adesso faccio tutti e tre in breve, così capite subito un pochino le differenze. Hanno questi portamenti arcuati, molto vigorose, sempre molto spinose generalmente, producono fiori solitari con dei cinodi, che sono i frutti delle rose che voi avete visto. In particolare per quanto riguarda i fiori, in genere hanno 5 petali, quindi una fioritura semplice da 5 petali, un'unica fioritura in primavera, dopo la fioritura non rifioriscono più, o in estate, ma insomma comunque bene male tra metà aprile e metà giugno si conclude la fioritura della rosa, generalmente non profumati. Ripeto, non è così per il 100% di tutte le rose botaniche, ma insomma la maggior parte sì. Poi abbiamo le cosiddette rose antiche, ma già le distingo in rose antiche europee. Sono a volte chiamate le vecchie rose da giardino, vecchio stile, tradizionali, e sono delle rose che, scopriremo a breve, vengono identificate con quelle introdotte prima del 1867, scopriremo perché questa data è così importante, anno di creazione del primo ibrido di rosa tè. Ancora non vi ho parlato, ma lo scopriremo. Ma comunque queste rose in genere sono delle rose cespugliose, quindi molto piene di vegetazione, di fiori, più grandi e ricchi di petali, anch'essi con un'unica fioritura, primaverile estiva, molto profumati. I colori sono generalmente magenta, porpora, bianco, eventualmente rosso, quindi una gamma di colori abbastanza definita, profumate, tanti petali, fiori grandi, diverse rispetto a quelle che abbiamo visto prima. Però le rose antiche sono anche orientali, perché queste rose cinesi hanno influenzato moltissimo, e effettivamente, dato che sono diverse rispetto alle nostre, possono essere raggruppate in delle rose che sono arrivate in Europa intorno al 1700. Poi appunto dopo un 100-120 anni è cominciato il trambusto, possiamo chiamarlo così, il trambusto delle rose. Sono leggermente spinose, quindi meno delle altre, portamenti più disparati, quindi in realtà non definibili così facilmente, ma comunque ariosi, e io li ho chiamati gentilmente indisciplinati, cioè non si, rispetto alla rosa selvatica è più gentile, ecco, questa rosa. Hanno fiori di varie colorazioni e quindi arrivano colori diversi rispetto a quello che abbiamo visto prima, lo vedete già nelle fotografie e nelle immagini, anche sfumati, con un profumo spesso speziato e generalmente a fioritura continua. Anche questa quindi è diversa rispetto a quello che abbiamo visto prima. Arriviamo con
le rose moderne, che sono delle rose che derivano unicamente da incroci, in particolare con una rosa tè cinese rifiorente, quelle di prima, con qualsiasi altro tipo di rosa. Questo ha portato, e lo vedremo, a ogni tipo di portamento, brandicanti, tappezzanti, quindi per quello oggi si fa questa categoria anche per portamenti, perché ce n'è talmente di ogni tipo che è anche facile definire in funzione dell'altezza e della larghezza. E anche il fiore ha una caratteristica, insomma, abbastanza unica, che per molto tempo è stato il fiore della rosa che tutti noi abbiamo avuto in testa, cioè, e forse ancora oggi è il fiore della rosa più classico che siamo abituati a immaginare, perché lo vediamo dal fioraio, lo vediamo in tante immagini, con questa forma di coppa, questo bocciolo appuntito di ogni colore, una fioritura continua e spesso appunto rifiorente. Questi sono questi tre o quattro gruppi, insomma, perché le antiche alla fine le abbiamo divise in europee e cinesi, nel quale in linea di massima uno può cominciare a inserire le rose che vede, che conosce, che più piacciono, perché appunto con le caratteristiche differenti tra di loro si riesce appunto a trovare una strada, perché con le rose è questo, è difficile trovare una strada. Allora, faccio una carrellata delle rose botaniche, che sono quelle selvatiche. Ormai in queste conferenze avete capito che quando si parla di specie selvatiche si apre un mondo di tutte le piante che sono originarie, così come natura ha comandato. Circa un centinaio, quasi tutto nella zona euroasiatica. Facilmente la maggior parte delle rose botaniche hanno queste bacche stupende, piccoline, tondeggianti, un po' allungate, di vari colori, e quindi anche se non è sempre così, ma comunque è già una caratteristica che quando una rosa fa tante bacche vuol dire che ha molto di selvatico e di botanico. Partendo dalla più classica, la rosa canina, adesso queste le scorro un po' più velocemente, ma sono le rose che si trovano in natura. La canina, penso che tutti voi vi siate imbattuti in una rosa canina, insomma in una passeggiata, in campagna, in montagna, cresce ovunque, ma con questa particolarità, sempre canina è, anche se il fiore è bianco, bianco rosato, rosa un po' più scuro, sono delle variabili considerate non essenziali per definire, per dare un altro nome diverso, cioè sempre rosa canina è, però può cambiare il colore del fiore. E poi le magnifiche bacche della rosa canina, utilizzate in erboristeria e in medicina. Un po' più in alto, in altitudine, cresce la rosa glauca, che è una rosa che ha un magnifico fogliame grigio porpora. Il fiore è sempre 5 petali, sempre semplice, appunto, e potete vedere il magnifico fogliame che contraddistingue questa rosa. Come sapete, le specie selvatiche regalano sempre molte sorprese e a volte, come possiamo dire, innovazioni, anche se sono appunto piante che da sempre crescono così. Poi la rosa pendolina è una rosa che produce tantissime bacche su dei rami molto arcuati. Qui cominciate a vedere qualche illustrazione botanica che insomma vedremo durante tutta la nostra chiacchierata. Ed è un'altra rosa che cresce nella zona euroasiatica. Vedete, molto simili tra di loro. È chiaro che non entro nel dettaglio di altezze, larghezze, una pura lezione di botanica questa, è ovvio che si differenziano per tante caratteristiche insomma della pianta, in particolare la rosa eglanteria o rubiginosa è molto interessante perché strofinando le foglie emanano un profumo che possiamo associare a quello che definiamo il profumo di mela verde, oltre ad avere delle magnifiche bacche e avere un comportamento, vedete, un pochino più contenuto rispetto ad altre rose che abbiamo visto prima. E questa rosa rubiginosa è stata molto, insomma, studiata in passato perché vedete che è stata rappresentata con un doppio giro di petali. Questo vuol dire che, lo vedremo a breve, le rose selvatiche a volte decidono di fare un giro di petali in più. E questa è una caratteristica che all'uomo è piaciuta molto dal punto di vista ormamentale. Poi rosa pimpinellifoglia, una rosa bianca, bianco puro, anche se mi piace metterla in contrapposizione con la sua bacca, che è una bacca quasi nera, e quindi dal bianco candore del fiore al cupo
blu scuro non è nero, perché il colore, grazie a Dio, nero nelle piante non esiste, e quindi è un colore blu molto scuro, su una pianta spinosissima, infatti le hanno cambiato recentemente nome e ora si chiama rosa spinosissima invece che timpinellifoglia, perché non timpinellifoglia, devo dire, però ormai hanno cambiato nome, si chiama spinosissima. Cresce anche nelle fessure delle pietre, dei muri, cioè si muove e va a cercarsi gli spazi più impensati. Una rosa selvatica di dubbia origine, ma citata in documenti antichissimi, è la rosa di Cardi. È certamente una rosa selvatica, vedete che ha un portamento molto più compatto, adesso la fotografia magari non rende tanto, ma comunque non supera il 1,20 m, 1,5 m, quindi comunque rispetto a tante rose selvatiche, insomma, che strabordano, resta molto più compatta e ordinata. Si chiama anche rosa santa perché ci sono citazioni di questa rosa piantata nei monasteri a partire dal V secolo, quindi una rosa che appunto è stata proprio rappresentata e illustrata nel passato con appunto proprio come la vedete in queste fotografie. Poi passando un pochino all'Asia ci sono tante altre piante differenti di rose, la rosa moscata, la rosa dell'Himalaya, una rosa che ama molto il fresco, anche se l'Himalaya non è solo montagna, oltre 5-6.000 metri, quindi è una zona decisamente più ampia, ma comunque una rosa che fiorisce a mazzetti, e quindi qualcosa di un po' diverso rispetto a quello che abbiamo visto finora, che erano sempre fiori singoli, e in questo caso tante piccole bacche tondeggianti, e sono profumate queste rose, sono tra le poche profumate delle botaniche. In Asia crescono poi anche le giganti, queste sono la rosa bracteata, fiore bianco, insomma, candido, magnifico, ma che può raggiungere 4 metri d'altezza. Rosa nevigata, 6-10 metri d'altezza, che tra l'altro è l'emblema floreale della Georgia in America, per quanto questa rosa sia originaria appunto della Cina, ma quando arrivò in America nel 1780, questa rosa praticamente travolse le zone appunto dove riuscì a scappare dai giardini, diventando una rosa talmente frequente e comune che nel 1916 si scelse questo fiore come emblema della Georgia. Un caso abbastanza particolare, perché di solito si sceglie come emblema un fiore selvatico, un fiore storico. Beh, è una storia recente, ma comunque questa rosa cinese è legata alla storia invece di questo paese in America. Rosa multiflora, ha dei fiori piccolissimi, tra le rose selvatiche ha i fiori più piccoli, ma fioriscono tanti insieme contemporaneamente, e quindi rispetto alle fiori delle rose che abbiamo visto prima, soprattutto quelle europee, fa questa cascata di fiori, anch'essa, come potete immaginare, molto vigorosa, oltre 5-8 metri. Vedete che però il fiore è sempre bene o male, simile, ecco, nel dettaglio. Della multiflora c'è anche la nana. Questa è ciò che ha portato la rosa a raccontarmi questa storia questa sera, la sua grande variabilità. Esiste la rosa multiflora alta 10 metri, ma esiste anche quella nana e addirittura rifiorente. Però se voi prendete il singolo fiore, la singola foglia, la singola bacca di una e dell'altra, le mettete vicine, sono uguali identiche, cambia solo che appunto una rifiorisce ed è alta, l'altra non rifiorisce, una rifiorisce ed è bassa, l'altra invece è contraria. Ovviamente queste sono poi rose anche interessanti a livello insomma, di coltivazione, perché appunto se uno sa di avere 10 metri per far crescere la rosa multiflora, ben volentieri, quando fiorisce praticamente fa un'indigestione di rose che non finisce più, ma se uno ha un piccolo balcone, un giardinetto, un cortile interno, è ovvio che può fare riferimento a questa rosa multiflora. Bene, nelle rose selvatiche c'è anche il rosso, ecco la rosa noiesi, c'è proprio il rosso puro, che la rosa selvatica che dice è la più rossa che ci sia, le altre sono tutte un po' mutazioni del rosa, un rosa un po' più scuro, ma non rosse come la rosa noiesi, che è appunto l'unica rosa selvatica, e la rosa gialla, che è la rosa fetida persiana, poverino, sapete che i botanici non hanno pietà nel dare nomi alle piante a volte, e dunque dato che questa rosa, annusandole, strofinandole foglie, non è che
terribile, però insomma rispetto ad altre rose certamente non è un buon profumo. Allora è stata definita rosa fetida persiana, originaria della Persia, e una delle rose utilizzata per portare il colore giallo in tante rose moderne che vediamo noi oggi, anche con questa che è la rosa Cubonis, che è una magnifica rosa selvatica di questo giallo crema, molto delicata rispetto alla rosa precedente che è questo giallo un pochino insomma, più intenso. Questo invece è proprio un giallo sfumato che appunto è molto apprezzato e molto gradito, di origini ignote, quindi viene definita una rosa selvatica, ma non si sa esattamente quando arrivò dalla Cina, se i giardinieri cinesi ci avevano già lavorato, oppure è un'origine, come dire, naturale di questa rosa. Però non possiamo sapere tutto, e a volte è anche bello non sapere proprio tutto. Quindi a noi piace vedere questa rosa, e anche se non sappiamo l'origine, pazienza. Tra le poche rose americane, cioè ce ne sono, rose selvatiche in America, ma molte meno, una delle più belle è la rosa virginiana, che ha questa colorazione più accesa del fiore, colore rosa, delle pacche rosso lucenti, incredibili, che durano fino alla primavera. Io ce l'ho, e questa rosa appunto, guardandola oggi, ha le pacche esattamente come le avevo quest'autunno, ancora di questo rosso così acceso. Bene, rose selvatiche.